Presi un caffè e mi rilassai in macchina mentre cercavo di beccare un altro cliente. Notai che non ero lontano dal bar di Salieri. Abbiamo beccato. Il signor Morello è un po' seccato. Mi sa che dobbiamo darti una lezione per fartelo entrare in testa. Quei bastardi si erano segnati il mio numero di targa ed erano riusciti a rintracciarmi. Lui si occuperà di te. Non perdiamo tempo con lui. Dovevo andarmene e alla svelta. Non potevo affrontare quel bestione da solo. Mi dissi che forse quello era il momento giusto per riscuotere il debito di gratitudine dei Salieri. Il suo bar era giusto in fondo alla strada e vederlo mi faceva certo più piacere che una mazza da baseball sulla schiena. I ragazzi di Salieri mi salvarono la pelle quella volta, ma certo non navigavo in buone acque. Avevo pagato i debiti della riparazione. Al mio principale non voleva nessuno legato alla malavita. Non era una buona politica. Quando vidi la reazione degli uomini di Salieri, pensai che non era male lavorare per lui. E poi non avevo niente da perdere. Morello mi dava la caccia e fare il tassista non era il sogno della mia vita. Così l'idea dei soldi di Salieri non era terribile. E comunque, come dico sempre, meglio morire giovani e ricchi